Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi facciamo un video, è l'ultimo video perché poi ho un appuntamento, ok? Oggi è il 23 del 07, 23 luglio, ok? Tra una settimana c'è il campionato italiano di Barlingate, io sarò giudice, tanto questo video voi lo vedrete tra un paio di mesi, quindi il problema neanche si pone. Ok, allora, in questo video voglio parlarvi di una delle cause delle scapole alate che molto spesso non si vanno a considerare e che però in alcuni contesti è una cosa frequente, ok? Quindi molto spesso la scapola alata, anzi nel modo, nella concezione più semplice possibile, non è altro che il margine mediale della scapola, la parte della scapola più vicina alla colonna che si stacca, ok? Quando si stacca normalmente vi si attribuisce la debolezza di alcuni muscoli. Nella maggior parte dei casi la debolezza potrebbe essere il grandentato. Ora, questa è una condizione assoluta? No. Ho già fatto un video dove parlo di diverse tipologie di scapole alate, come quando si stacca il margine inferiore basta, quando si stacca tutto il margine mediale, quando la scapola ha eccessiva rotazione verso il basso e si stacca la parte alta e via dicendo. Ci sono diverse tipologie. Oggi vi voglio parlare però di un caso che non è necessariamente legato alla debolezza del dentato, anzi potrebbe essere legato forse a un suo eccessivo accorciamento indiretto, però non voluto, non prodotto, però poi è quello che si manifesta e quindi di conseguenza la sua debolezza non è direttamente la causa principale. Una delle cause delle scapole alate è l'anteposizione delle spalle, quindi immaginiamo che una persona abbia già questa postura, quindi ha la testa dell'omero anteposta, il braccio che gravita e c'è per esempio un'alterazione della postura. Quando ovviamente la spalla è anteposta, la testa dell'omero è anteposta, noi dobbiamo considerare il corpo, la parte alta, come un sistema. Questo sistema come è fatto? È fatto in modo tale per cui nel momento in cui l'omero è anteposto si trascina dietro tutto il resto, perché c'è questa caduta verso il basso. Questa caduta verso il basso fa sì che la testa dell'omero si trascini dietro tutto quello che è collegato ad essa. Quindi nel caso in cui ci fossero questi muscoli che collegano la testa dell'omero posteriormente alla scapola, come per esempio la cuffia dei rotatori o anche il deltoide posteriore, quello che si ottiene è che l'omero si trascina dietro la scapola e il margine si può staccare. Quindi, come vedete, è una situazione un po' particolare, che però può verificarsi, soprattutto se la persona ha le spalle anteposte. Quindi non date per scontato che sia una debolezza del dentato, perché in quel caso voi potete andare tranquillamente a rinforzare il dentato quanto cavolo volete, ma rischiate di andare a rinforzare la problematica delle spalle anteposte senza andare a colpire la causa principale, che ovviamente è l'accorciamento dei muscoli della cuffia dei rotatori e dei deltoidi posteriori, che insieme all'anteposizione delle spalle fanno sì che il margine mediale si stacchi. In quel caso la situazione quale dovrebbe essere? Cercare di riposizionare bene la spalla e andare sicuramente a rilassare la muscolatura della cuffia dei rotatori, migliorarne per esempio l'estensibilità. Quindi ovviamente questo è un caso, per capire qual è il vostro dovreste andare da un fisioterapista, capire la situazione e poi un po' alla volta lavorarci, ok? Quindi sempre affiancarsi ad una persona che di mestiere fa quello, va bene? Ho detto tutto e ragazzi io scappo a lavorare. Ciao, ci vediamo al prossimo video.